Dei Adai siamo forti anche senza di loro. Di qua. Come mai Placid non sapeva del biochip? Non l'ha riconosciuto nelle scansioni. Pochi dei nostri sanno del Compeki. Ma Placid, lui è... un bet de bat. Dove andiamo? Tra poco lo vedrai. I Watcher non hanno notato il biochip dentro di te. Strano. Non gliel'ha permesso. Bene, complicherebbe il nostro lavoro. Un ex tunnel della metro? No, fa parte del sistema Maglev intercontinentale. Collegava tutti gli stati. Dopo la guerra è colossale. Andiamo nel cyberspazio, è il posto migliore per farti interagire con il costrutto. Avrete la vostra versione di interfaccia Synth-Tech? Abbiamo la nostra versione di tutto. Non usiamo niente della città. Come faccio a sapere che tornerò? C'è qualche garanzia? Sarai nella nostra fortezza telematica, sotto controllo. Il vostro controllo? Se sapessi cosa c'è nel cyberspazio, non faresti tanto il difficile. Che differenza c'è con il normale netrunning? L'interfaccia ti mostra i livelli di dati direttamente dalla rete, in modo leggibile, certo. Quello che vedono i normali runner è solo una mappa, non vedono sotto la superficie. La loro tecnologia è troppo debole. Ok, aspetta. Prima voglio sapere perché vi serve Silverhand. Vogliamo contattare Alt Cunningham. Sappiamo che lei e Silverhand erano intimi. Alt? Il relic a cui la Rasaka teneva tanto è la nostra unica pista. Alt Cunningham, l'ho sentita nominare. Oh, dove? E da chi? Da Johnny, ma non mi ha detto molto. Johnny? Ok, V, è meglio se glielo dici. Dirle cosa? Beh, di noi. Il costrutto è attivo, io e Johnny ci raccontiamo qualche stronzata ogni tanto. Controlleremo anche questo. Pensi che abbia le allucinazioni? Secondo te ho un amico immaginario? Si sa poco di come un engramma possa esistere nella rete neurale di un umano. Beh, ti dico una cosa. Non è l'ideale per l'umano. Come pensate di contattare Alta? Cercheremo di isolare un frammento unico dell'engramma di Silverhand dal biochip. Alt lo riconoscerà. Se le è rimasta un po' di umanità dopo anni oltre il Blackwall, risponderà. Aspetta. Non avevi parlato di andare oltre il Blackwall? L'ho appena fatto. Direzione Connecti. Connection stop. Johnny, pare che tu sia l'esca. Sei d'accordo? Sì, va bene, fa quello che dice. Cosa volete esattamente da Alta? Tutti voi.
Alt è l'unica che può farci attraversare il Black Hole in sicurezza. Quando arriverà il cambiamento, vogliamo essere dalla parte dei vincitori. Vale a dire? Quando è stato creato il Black Hole, tutti pensavano che l'ICE sarebbe bastato per fermare le IA selvagge. Ma la tecnologia avanza, non si può fermare. E ora ci sarà un'altra catastrofe. Sicuramente, e molto presto. Le corporazioni non vedono il pericolo. Ma noi saremo pronti. Il Black Hole, cos'è esattamente? Cioè, so che... Sai solo quello che ti dice la Netwatch. L'ultima difesa rimasta contro le IA dopo la guerra. La grande vittoria dell'umanità contro il caos. Sì, questo secondo la propaganda della Netwatch. Ma il Black Hole è anch'esso un'IA che non fa passare nulla da tutte e due le parti. Se le IA pensassero come persone, per loro sarebbe un traditore. Oh no, cazzo, la vasca no! Dobbiamo prepararti per il tuffo nel cyberspazio. Non sei abituato al carico neurale. Non provare a uscire, Vi. Fa quello che dice. Non ho intenzione di friggere con te. Procediamo. Ok. E ora? Johnny? Mi pare. Pare plongé. Tutto qui. Sul serio. Questa è la nostra BBS, fortezza telematica. Un ponte per la rete oscura. E ora? Che facciamo? Possiamo cominciare. È tutto pronto. Abbiamo potenziato il tuo collegamento alla rete neurale di Silverhand per prendere il frammento. Dobbiamo trovare i dati su Alt. Solo quelli. Ci vorrà soltanto... Preso. Succede. Un corporativo sul palco, lo fai inginocchiare, lo cospargi di benzina e gli dai fuoco! Sacca merda! Johnny! Johnny! Non è la tua band! Silverhand! Guarda, che non sei da solo! Siamo qui! Johnny! Johnny! Samurai! Finirai nella merda, bello! E ci finiremo anche noi! Tu sì, però. Sei solo ad avere problemi con me. Perché tutti gli altri si sono stufati. Non hanno più voglia di provare a farti ragionare. Tu sei fuori, cazzo!
Sai benissimo perché l'ho fatto. No, no! Per far incazzare la Rasaka fino al punto di farti riempire di piombo! Ma sono l'unico che ha una visione! Quindi se non ne hai una migliore, come ti ho già detto, vaffanculo! Cazzo! Il concerto, Kerry, o... Abbiamo fretta, eh? Ma guardati, tutto teso e incazzato. Peccato, cazzo. Che c'è? Fumare dopo aver scopato non è abbastanza zen per te? Dobbiamo riscrivere l'arte della guerra? È finita, Johnny. Basta. Solo non volevo sparire senza dirti qualcosa. Non devi per forza sparire. Posso sempre... Cosa? Scoparmi quando non hai nessun'altra? Non è l'unico motivo per cui sei qui. A volte sai essere un vero bastardo, Johnny. Cazzo, proprio non ti sopporto oggi. Non solo oggi. È avvilente la tua mancanza di sottigliezza. Strano per un artista. Andava tutto bene. Cos'è? Hai cambiato idea? Mi rode il fegato, cazzo. Perché sapevi benissimo come sono fatto. Senti, se fossi uno dei tanti stronzi carismatici e narcisisti che insegue il suo sogno ragionando con il culo, non me ne fregherebbe un cazzo. Ma? È tutta una menzogna. Il concerto, i samurai, tutto. Un'enorme menzogna. Tu non sei un rocker, Johnny. Ammettilo. Dovresti essere per strada come i pazzoidi strafatti a sbavare mentre gridi «Morte alla Rasaka!» Ah, ho capito. Ti piace cambiare gli uomini, eh? Non sei la prima, credimi. Francamente, ho di meglio da fare. Speravo solo di farti capire che ti stai illudendo. Riguardo al farci qualcosa, quello spetta a te. Mi sa che per oggi abbiamo dato. Puoi levarti dai coglioni. Ma io pensavo... Non un'altra cazzo di parola, ok? Sta zitta. Per una volta. Sei senza speranza, cazzo. Non sai un cazzo di me. C'è solo questo tra noi. È questo che siamo. Ehi, dove vai? Ho altro da fare. Silverhand! Ehi!
Gran pezzo, giù. Dai, ti accompagno a casa. Hai finito i booster, eh? Can't kill me 'cause the serum's wars. Domani suoniamo ancora. Blaze away. Cazzo. Down the river path. Potresti fare un salto. Andiamocene da qui. Vieni a farti un drink, Silver Rocker? Un'altra volta, Chumba. E se non ci fosse nessun'altra volta? Ah? Johnny Boy? Lasciatemi andare! Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Johnny! Lasciatemi andare! Sistemato per bene. Su, è ora di alzarsi. Quanto tempo, Johnny Boy? Cosa sono? 2 settimane dall'ultima volta che ti ho ricucito? Dov'è Alt? Dov'è chi? La donna che era con me. Lui mi ha portato solo te. Merda, l'hanno presa. Non li ha visti nessuno. Chiedi al tuo salvatore. Dice di chiamarsi Thompson. C'eri tu, lì, a Watts. Dobbiamo parlare. Ok. Stai insieme con lo spunto, ma dovresti cavartela. Riposati un po'. Basta qualche ora. Fai assestare i punti. Johnny. Vaffanculo. Tanto non mi ascolti. Avanti, parla. Volevano lei. Di te non gliene fregava un cazzo. E tu? Te ne sei stato lì impalato, cazzo in mano, a pensare alle farfalle. Ci avrebbero sbudellato entrambi. Hai visto quant'era veloce quel tizio? Certo che no, era una scheggia. Impianti del genere non li trovi dal rigattiere. Allora, cosa stai cercando? Vuoi una storia? Fresca per i Quotifax? È per questo che mi hai raccolto dal marciapiede? Nah, la mia storia ce l'avevo, ma poi l'hanno infilata in un furgone e sono scappati. Tu hai intenzione di fare qualcosa? Era la tua donna, no? Il rapimento di Alt è un danno collaterale. L'hanno presa per arrivare a me. Hai idea del lavoro che fa? La ragazza è uno dei migliori runner in circolazione. Quindi, quanti ce ne sono? No, l'unico collegamento che ha con l'Arasaka è che si scopa Johnny Silverhand. Ultimamente ha lavorato per l'ITS. Ha programmato un Black Eyes da paura per loro. Una tipa da non sottovalutare. L'Arasaka la vuole per sé.
Il rapimento è stata una normale estrazione intercorporativa. Aspetta. Alt doveva incontrare te stasera. Ha detto che potevo aiutarla. Non scherzava. La Rasaka ci aveva già provato, ma ad Alt era andata bene. Era sfuggita alle loro lame damantide. Ha detto a me che aveva paura ed è venuta da te. Sì. E francamente comincio a capire perché. Ok, quindi cosa vogliono? Il Soul Killer, un'IA. Ti dice qualcosa? Ah, certo. Una leggenda metropolitana con un nome di merda. Non è una leggenda. Il Soul Killer è reale. E la tua Arasaka ha appena assunto la runner che l'ha programmato. Pensa alla Arasaka con il pieno controllo del Soul Killer. Brutta storia. Te l'immagini, Rocker? La Arasaka sarebbe inarrestabile. Il Soul Killer... Ok, dimmi il resto mentre andiamo. Percepisco qualche dubbio. Una storia trita e ritrita. La Arasaka ha voluto provocarmi. E c'è riuscita. Quindi, che vuoi fare? Vieni con me? Dove? Alla Arasaka Tower. A riprendere Alt. Io e te da soli. Ti ha dato di volta il cervello. Prima passiamo dall'Atlantis. Ho qualche ciurli. Aspetto in macchina, non metterci tanto. Aspetterai quanto devi aspettare. Dove cazzo è Rogue? Siediti, non muoverti. Ehi, come va? Non ho tempo. Ho qui una cambiale con sul tuo autografo! Ah, allora mi hai pensato? Hai visto Rogue da queste parti? No. Ma Geez l'ha vista. Con un tizio nuovo. Hai un po' di zucchero per me? Forse, baby. Ma prima tu devi fare qualcosa per me. Quello che vuoi. Ma non ora. Sono di fretta. J. Percy Hackworth è davvero qui. Grazie. Hai avuto l'anticipo, no? E dobbiamo cercare un libro? Ah, vuoi divertirti un po'? Nanotecnologico, interattivo. Un prototipo. Vattene, perdi giù! Vedi che sono un altro santo. Che cosa vuoi? Hai visto Rogue da queste parti? No. Ma Geez l'ha vista. Non hai niente di meglio da con un tizio nuovo. Rogue. È di sopra. Ma ho sentito che voi due non... Beh, hai sentito male. Fina del cazzo. Johnny, me la dai una mano? Credevo non volessi più parlarmi. Boh, a quanto pare lo sto facendo. E adesso? Adesso puoi anche andare a fanculo.
Ti annoi? Vai al pazzo, puoi chiacchierare. Senti, devi... No, quella non lavora più, però. Ma che cazzo... Ah, sei tu. No, tienila. Chissà che cazzo hai fatto con quella bomba. Johnny! Come va, Engels? C'è un incontro privato in corso. Anche Rogue è lì? Sì, solo che... Sì, incontro privato, ho capito. Prometto di essere super discreto. Dio, odio questa cazzo di... Johnny! Non ti conosco. Non è un problema. Basta che tutti gli altri conoscano Johnny Silverhand. Rogue, che sorpresa vederti qui. Mi stai facendo perdere tempo. Stiamo aspettando un cliente. Uno che apprezza la discrezione. Sei ancora incazzata per quella cosa? Per cosa, Johnny? Per avermi mentito spudoratamente mettendo in pericolo i miei soci? O per esserti Sai cosa? Ho di meglio da fare. Ho un lavoro. Punto. È urgente, ma ho il cash. Quanto? Fatti i cazzi tuoi, non ti riguarda. Ora sì. Il rocker ha tirato fuori il portafoglio. Non ci arrivi. Non è qui per un cazzo di lavoro. Mi sta prendendo per il culo. L'ultima allora volta... Allora stavolta fatti furba. Fatti pagare in anticipo. Allora... Mi stai facendo perdere quanto, tempo. Quanto, rocker? Vi pago il doppio della vostra tariffa. Il triplo. E vieni con noi. Se lei non si fida di te, non mi fido neanch'io. Ok. Affare fatto. Davvero urgente. Cazzo, Johnny! Non ti sei accorto che ti seguivano? Mr. Silverhand, ora vieni con noi. Certo. Fatemi solo finire questo. Nemico, attacco! Dai, stiamo solo riscaldando. Scendiamo. Adesso mi incazzo! Ingaggio il nemico! Ho di meglio da fare. Soldati!
Merda! Ascensore, ora! Dobbiamo andarcene di qui! Sono colpiti! Sul serio! Figli di puttana! Mettiamoci al lavoro. Ci vuole ancora molto. Abbiamo un po' di problemi. Mi stai facendo perdere tempo. Ce ne saranno altri giù. Ci scommetto. Abbiamo parcheggiato. Cuore, vieni. Thompson mi aspetta in macchina. Chi? Media, non lo conosci. Rivellatelo! Andiamocene. Vi veniamo dietro. Abbiamo compagnia. Alle spalle. L'Arasaka. Se ci colpiscono, siamo fottuti.
Quindi chi è che dobbiamo tirar fuori dall'Arasaka? Alt Cunningham, netrunner dell'ITS. Ah, certo. La torre deve essere lì. La storia migliora ogni minuto che passa. Come vorreste fare? Uno di voi... Mi stai facendo perdere tempo. Sì, mi distraiamo. Facciamo casino. Organizziamo un party sotto l'Arasaka Tower e alziamo il volume al massimo. Addio finestre. Sarà un concerto da ricordare. Sai cosa? Ho di meglio da fare. Non abbiamo ancora numeri precisi riguardo alle persone ferite nelle rivolte, ma i nostri inviati sono sulla scena alla Arasaka Tower e tutti affermano che è stato diffuso un agente psicoattivo che ha causato il caos tra la folla. Ah, ottimo. Mi stai facendo perdere tempo. Stai registrando tutto? Perché? Vuoi salutare il pubblico a casa? Fa quello che devi fare, ma sta lontano da me. Questo Thompson, lo conosci bene? No, ma che importa? Non mi piace, non mi fido di lui. E i medici, sai cosa? Cosa? Ho di me sfighi. E se qualcuno poi trova la registrazione di noi che ci infiltriamo nell'Arasaka Tower? Preoccupatene se ne usciamo vivi. Dai, non c'è molto tempo. Il mainframe. Dobbiamo trovare il mainframe. Abbiamo parecchie perdite! Qualcun altro? Eh?
tra un secondo! Va bene. Qualche volta sei lenta. Finiga, là. Al riparo. Idiota! Per scoppiare un casino. Ci siamo. La porta è così stretta che direbbe un carro a tanto. Avete una soluzione? Ci provo io. Prova questa. Ah, ecco perché ce lo siamo portato dietro. Perfetto. Sono sotto attacco! Vediamola in... Cosa hai fatto ad Alt? L'ho messa al lavoro sul progetto della vita. Levati dal cazzo. Alt. Alt, avanti, non farlo. Cazzo! Mi stai facendo... Johnny. Che cazzo fai? Stai ancora riprendendo. È tutto quello che ci resta. È inutile. Lei non... Johnny! Oh, fermati! Vuoi ammazzare... Sai cosa? Ho di meglio da fare. Dobbiamo andare. Johnny! È forte. Mi stai facendo perdere tempo. Su, forza. Di quello che vuoi dire. Non mi avevi detto nulla di altro. Cioè? Cosa dovevo dirti? Non so. Che stavate insieme? Che ha programmato lei il Soul Killer? Che è morta? Come cazzo ci aiuterà ora? Facciamo una seduta spiritica. Non è morta. È riuscita a fuggire. Ho visto il suo cadavere. Alt è scappata. Nella rete.
Quando l'hai scoperto? Quando mi ha contattato, poco tempo dopo. E? Che ti ha detto? Che era prigioniera nella sottorete dell'Arasaka. Che non potevano farle nulla. E mi ha detto di non andare a cercarla. E tu cosa hai fatto? Mi sono procurato due cariche termonucleari. E sei tornato all'Arasaka Tower. Voodoo Boys credono di sapere dove sia, dietro il Black Hole. Dove nessuno può raggiungerla. E Brigitte vuole andare là solo per entrare in contatto con Alt per parlarle. È troppo per il nostro professionista? Quindi? Ha funzionato? Sì, abbiamo estratto il frammento necessario dall'engramma di Silverhand. Ora siamo pronti a contattare Alt. Prima dobbiamo andare più in profondità. Oltre non esistono confini. Oltre il Black Hole. Pochi sono andati dall'altra parte e nessuno è mai tornato. Lei sarà la prima. Ho fatto la mia parte. Ora tocca a voi. Prima che attraversiate il muro, voglio che rimuoviate la psiche di Johnny. Non lo attraversiamo. Porti tu il codice dall'altra parte. Non ho molte opzioni, però. Ali. Come passo dall'altra parte? Brigitte? Alt! Johnny. Non puoi restare qui. Alt Cunningham. Alt. Lascia fare a me. Johnny. Hai attraversato il Black Hole per incontrarmi. Significa che va tutto bene, che tra noi è tutto a posto. Ho riconosciuto il codice del tuo engramma, ma non so perché sei qui. Per darti la chance di ripagarmi per averti tirato fuori dalla Arasaka Tower. V, questa è Alt, la miglior netrunner che Night City abbia mai visto. Alt, questo è V. Devi salvargli la vita. Questo chip, il Relic, mi sta uccidendo. Il costrutto che contiene si sta facendo strada nel mio sistema neurale. Questo lo vedo. Ma perché è un mio problema? E perché non dovrebbe? Tu hai creato il Soul Killer. Tu hai dato alla Arasaka una cazzo di superarma che ha demolito me, te e metà dei Netrunner di Night City. La tua morte è stata una tua responsabilità. Cristo, Alt. Sono venuto a salvarti. E adesso mi dici che non è un tuo problema.
Non lo è. L'Alt Cunningham che hai cercato di salvare alla Rasaka Tower non esiste più. Dovrebbe essere ovvio per te, visto che sei il responsabile della sua morte. Non sei morta per colpa di Johnny. Come fai a saperlo? Ti ho visto nei suoi ricordi. È stato un incidente. Quello che hai visto è una visione soggettiva di quello che è successo. Un resoconto degli eventi distorto che Johnny ha immagazzinato nel suo subconscio e rivissuto all'infinito. Non ha niente a che fare con la realtà. Se non sei Alt, chi sei? Uso i suoi dati mnemonici. Ma dai, l'hai trovato lì l'atteggiamento da stronza glaciale. Mi dispiace discuterne più tardi. Non sapevo cosa aspettarmi dall'incontro con Unia. Ma di certo non un battibecco digitale. Pensi di essere d'aiuto? Almeno non ho peggiorato le cose. Ok, capisco che odi a morte Johnny, ma io... Non posso aiutarti. Non puoi o non vuoi? Non posso. Per poterlo fare, mi serve accesso a tecnologia più avanzata. Cosa? Ma sei stata tu a creare il Soul Killer? Il programma che ho creato ha poco in comune con quello modificato dalla Rasaka. Ok. Che mi dici del Mikoshi? È abbastanza avanzato per te? Se ottenessi accesso al Mikoshi, esso cesserebbe di esistere. Bene, è già qualcosa. Noi ti facciamo entrare nel Mikoshi e tu aiutimi, d'accordo? La miglior netrunner che la città abbia mai visto non può entrare nel Mikoshi da sola. Sono una minaccia ben nota lì. Hanno letteralmente un muro di black ice con scritto sopra il mio nome. Tipo una divisa da carcerato su misura. Mi rifiuto di finire di nuovo lì dentro. Cosa puoi fare per me, esattamente? Quando il residente del Soul Killer sarà dentro il Mikoshi, io creerò un tuo costrutto per poi districare la tua rete neurale da quella di Johnny. Dopodiché reinserirò il tuo engramma nella tua forma mortale. Bene, allora abbiamo un piano. Ma come entrerete nel Mikoshi? Ho creato eserciti che non sono riusciti a entrarci. Erano figli della rete. Quello era il problema. Noi contiamo sul fattore umano. Apriremo una breccia ed entrerai nel Mikoshi. Allora, siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Trovate il modo di entrare nel Mikoshi. Io preparo un programma per aiutarvi a navigare nella rete locale. Come ti contatto una volta pronto? Questo è l'indirizzo di una BBS. Sarà il nostro canale di comunicazione sicuro. E con i Voodoo Boys come la mettiamo? Non vi ostacoleranno. Questi erano gli accordi. E così sei sopravvissuto? Di certo non grazie a te. Non devi prenderla sul personale. Noi cerchiamo il costrutto di Silverhand. Tu sei sfortunato. Hai avuto un incidente e sei stato coinvolto. Quindi va bene trattarmi da idiota. È così che fate affari? Forse dovrei avvertire Alt. Osi farmi la predica? Forse preferisco saldare i conti. Scommetto che gli altri Ragnon non arrivano mai a godersi questo momento. Basta. Alt può proteggerti nel suo regno, ma qui e ora sei nel mio. Sai, stavo proprio per andarmene.
Sarai molto deluso. Perché? Perché in fin dei conti non puoi uccidermi. Non dipende da me. Hai sentito cosa vuole Brigitte da Alta? O non sei abbastanza importante da saperlo? Come per il biochip. Vuoi provocarmi? Pensi che sia una cosa furba? Bingo. Come sto andando? Guarda, guarda. Hai visto? Ma sì, fottetevi. Devo andare. Stammi bene, Belly. No, merda!